Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio della miniserie di Animal Crossing New Horizons in cui andiamo in visita sulle isole più belle del mondo. La scorsa volta siamo andati in visita su una fantastica isola tropicale. Se vi siete persi il precedente episodio di questa miniserie potete andarlo a guardare adesso, ve lo lascio qui su nelle schede. Oggi, per continuare ad alternare tra un'isola effettivamente in classifica e un'isola che piace a me, andremo su un'isola che piace a me e si tratta, come al solito, di un'isola di un player giapponese. Ho avuto l'occasione di dargli giusto una sbirciatina, ragazzi, ma già per quel poco che ho visto vi garantisco che è veramente assurda. Quindi non indugiamo oltre ed iniziamo subito con il tour di oggi. Eccoci qui ragazzi, allora benvenuti nella mia umile dimora, che di umile non ha proprio niente perché la mia casa è stupenda ragazzi e voi già lo sapete. Comunque prima di iniziare e entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciatemi anche un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale e visto che ci siete potete anche andare a dare un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per quelli che decidono di abbonarsi al canale. Detto questo ragazzi, come al solito, visto che non ci ha invitato nessuno, dobbiamo andare a sognare, quindi andiamo da Sogna, il personaggio che ci fa sognare Sogna, e inseriamo il codice sogno di quest'isola. Non ricordo esattamente il nome, ve lo metto giù in descrizione, e giù in descrizione vi metto ovviamente anche il codice sogno per andare a visitare in sogno quest'isola che stiamo andando a visitare adesso insieme. Potrete anche vedere il codice sogno non appena avrò finito di inserirlo. Questa parte in cui inserisco il codice, come al solito, la facciamo andare velocissimo. Eccolo qua raga il codice, dategli un'occhiata adesso, ma non vi preoccupate perché come vi ho già detto ve lo lascio anche giù in descrizione. Allora, partiamo e sogniamo questa fantastica isola. Una delle cose che ho potuto intravedere, ragazzi, è che il tema di quest'isola è tipo liceo giapponese. Quindi, raga, assurda. Allora, il nome, visto che io vi posso leggere un po' in giapponese e voglio sapere proprio se conoscete un altro youtuber italiano che vi riesce a leggere qualche parola in giapponese. Sicuramente ci sarà, ma non che gioca ad Animal Crossing New Horizons, forse. Va bene, quest'isola si chiama PPP, credo. PPP, credo si chiami PPP. Comunque, potrei sbagliarmi, quindi se c'è qualcuno che conosce gli hiragana e i katakana meglio di me, può correggermi giù nei commenti, ok? Direi che possiamo partire verso PPP, ragazzi. E iniziamo a sognare, ci vediamo direttamente su PPP. Eccoci arrivati ragazzi, apriamo gli occhi, non c'è bisogno di dirmi quello che devo fare, io già so tutto, sono diventato un viaggiatore dei sogni espertissimo ragazzi. Prima ero un esploratore di isole a 5 stelle, adesso sono un sognatore professionista. PPP, PPP, PPP. Va bene, andiamo a vedere che cosa abbiamo qui nella piazza. Innanzitutto una bandiera stupenda, ragazzi. Guardate che carina questa bandiera. Chi diavolo è questo coniglietto? Sarà qualche personaggio in particolare, visto che qui c'è tutto. Oh, raga, 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 raga. Questo sì che è uno che ci tiene ai suoi ospiti. Guardate quanti regali ha lasciato. Possiamo prendere un po' di strumenti che ci possono essere utili per divertirci nella visita di quest'isola. Prendiamo un po' tutte queste cose e vediamo di che cosa si tratta. Sicuramente ci lascia strumenti per andare a gironzolare dove più ci aggrada. E vediamo che cosa c'era nei regali, raga. Così si fa, ragazzi, così si fa per curare gli ospiti che vengono in sogno nella nostra isola. Quindi ve l'avevo già spiegato, ma adesso avete avuto una dimostrazione pratica di come si fa a lasciare i regali ai visitatori dei sogni in modo da potergli garantire una visita godibile al 100%, una bellissima esperienza sogno. Allora, ho aperto tutto e credo che ci siano degli abiti per mettersi a proprio agio su quest'isola. Borsa e copelle a bandoliera. Non l'ho mai vista, credo. La indossiamo, bellissima questa, la vorrei avere, non l'ho mai comprata. Paio di mocassini, indossiamo.
dei calzini, poi abbiamo un pantalone al polpaccio, ok, poi abbiamo una camicia a maniche corte che potrebbe andare bene, è tipo un abbigliamento da scolaro, ragazzi, potremmo avere anche un'alternativa. Maglia da marinaio, gonna marinara e sono più femminili questi qui. Nel frattempo, invece, abbiamo cappello da studente, indossa e quindi ci siamo potuti trasformare in dei perfetti studenti giapponesi, ragazzi. E possiamo anche avere un ventaglio estivo. Benissimo, grazie mille al proprietario dell'isola per averci lasciato questa fantastica esperienza. Quindi, come vi dicevo, questa è un'isola in cui c'è una scuola, un liceo giapponese, raga. Quindi diamo un'occhiata alla mappa. Assurdo. Assurdo. Io impazzisco quando vedo queste isole, ragazzi. Queste isole giapponesi hanno una marcia in più. Il personaggio si chiama Hido. Hido, credo. E poi abbiamo Wolfgang, bellissimo, Sigmund, lo adoro. Poi abbiamo Bubusen? 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 Bubusen, credo si legga. Non San, non è San, giusto? Oppure Bubusan, potrebbe essere Bubusan. Potrei sbagliarmi sulla lettura dell'ultima lettera. Credo che sia Bubusan. Potrebbe essere Bubusan. Ovilio, Poldo, bellissimi. Lupin non mi piace, ma sono tutti lupi, ragazzi, tranne Poldo e Ovilio. Guardate che bello questo progetto con tutti i lupi. Chissà, probabilmente sta ricreando qualcosa che non conosco con tutti questi lupi. Chissà. Allora, poi stavo guardando, ma c'è poco da guardare. Il negozio è tutto in alto a destra. Ago e Filo è al centro, vicino qualche casa. Tutte le altre case sono sulla spiaggia dove c'è anche il museo, che strano. E poi c'è il campeggio anche sulla spiaggia. Quindi la parte centrale, quella della scuola, è in partenza direttamente dall'aeroporto, credo, chissà. Qui poi abbiamo la casa di un abitante all'interno di quella grande struttura lì e l'altra casa è qui in basso vicino a noi. Quindi io inizierei proprio da qui. Guardate, ha creato la sveglia che è suonata perché è rintoccata un'ora, come se fosse la campanella di una scuola giapponese, ragazzi. Non so se ci avete fatto caso. Assurdo. Ok, da dove possiamo iniziare? Io credo che dobbiamo iniziare da qui, ragazzi. Quindi passiamo da qui. Guardate che carino anche qui sopra. Tutto un po' arredato. E c'è una passeggiatina molto stretta con tanti arredamenti anche ai piani superiori. Fatto davvero, davvero bene. E qui ragazzi abbiamo il tipico campo giapponese da attraversare per poter arrivare poi finalmente a scuola. Ma guardate lì ragazzi, ci sono le rotaie, ci sono i binari di un treno. Che figata! Il treno ragazzi che passa attraverso la campagna e ci porta fino a scuola. E queste case sono perfette, sono tutte case giapponesi come avrei fatto anche io ragazzi, come sto provando a fare anche io sulla mia isola. Qui abbiamo il negozio, dove ci sono un po' di informazioni sui fuochi d'artificio, raga. E qui c'è l'attraversamento, guardate, ha creato anche dei pali utilizzando le aste per saltare. Ha creato dei passaggi a livello per passare attraverso le rotaie. Andiamo a dare una sbirciata, non si può né in basso né in alto passare attraverso le rotaie. Ma guardate che bello, raga. Questo è il viale dove passa il treno. Bellissimo, incredibile, incredibile. Allora, poi da quest'altra parte, proseguendo, abbiamo i tipici muri giapponesi che abbiamo visto sulle altre isole giapponesi con le prime abitazioni. Qui c'è anche la casa di un cagnolino, da quest'altra parte c'è un'altra casa e sono un po' diverse da quelle che abbiamo visto prima. Da qui si prosegue, quindi andiamo prima qui in basso a vedere questo campetto e guardate, ha creato anche il passaggio delle formiche con qualche rapa nascosta qui dietro, credo sia dietro quest'albero. E poi abbiamo delle buste, guardate, dei pattern, cioè dei modelli personalizzati con delle buste di patatine buttate per terra e danno l'idea davvero di un parchetto dei bambini, le bolle di sapone che sono nuove, insomma, veramente un parchetto ben fatto. Proseguendo abbiamo un percorso obbligato verso qui dove c'è la stazione del treno, ragazzi, e quello è lui, possiamo andargli a parlare? Sono veramente curioso di sapere che cosa dice, se riesco a leggerlo, questo è ovvio. Guardate che bello, raga, qui ha creato la stazione
del treno e dietro c'è come se ci fosse il mare. Quello non è un semplice fiume o lago, questo è il mare qui dietro, raga, stupendo. Guardate, ci sono anche i passaggi, cioè le mattonelle che si trovano nelle stazioni per fare rumore quando ci si passa sopra e servono per i ciechi, se non sbaglio, queste qui, per i non vedenti, per fargli capire quando si stanno avvicinando alle rotaie, cioè in perfetto stile, nella perfetta riproduzione della realtà, ragazzi. Qui ci sono un po' di distributori e c'è tutta una passeggiata che costeggia i binari, che poi vanno a finire qui con questa pietra, come se fosse una galleria, per far capire che le rotaie si fermano. Veramente stupendo. Qui c'è Poldo, che è bellissimo. Qui c'è una cassetta delle lettere di casa che è messa qui e ci sta veramente molto molto bene. Qui passa il treno, guardatelo. Ciu ciu, questo è proprio il treno, perfetto. Con lui non credo che possiamo andare a parlare. Ok, sì, invece ci arriviamo, vediamo che cosa ci dice. Oddio, Aoharukayo, credo di leggere bene. E non so che cosa vuol dire. Quindi è giusto la lettura, ma il significato non so dirvelo. A volte dovrebbe suonare come qualche parola europea. Forse come se fosse aloha. Boh, non lo so, raga. Non so che cosa voleva dire. Bellissimo anche il faro, non l'avevo notato. Ok, attraversiamo le rotaie e vediamo dove arriviamo. Su una strada, raga, bellissima, con un distributore, una strada perfetta. Guardate che asfalto fantastico, il negozio di Ago e Filo che si ricongiunge a dove eravamo prima. È un passaggio superiore a dove eravamo prima con la sua casa. Bellissima, dopo ce la vediamo a vedere. Da qui non si arriva da nessuna parte, c'è una specie di piccolo boschetto. Avete mai visto niente di simile? Io non credo proprio, ragazzi. Fatemi sapere se siete stupiti quanto lo sono io giù nei commenti, mi raccomando. Fatemi sapere che cosa ne pensate di quest'isola. Qui abbiamo un'altra casa e ricorre, come nell'altra isola giapponese, un po' di arredamento nei dintorni di casa per far capire che è una zona vissuta. Qui c'è un'altra parte di mare, secondo me, con il faro lì davanti, e questa zona qui in basso anche è tutto mare, e quindi c'è il limite inferiore della città. Da qui, dal basso, non si può andare, quindi dobbiamo proseguire per forza da questa parte, che ci condurrà secondo me alla scuola, raga. Fantastico. Non ci posso pensare. Ok, no, da qui abbiamo la visuale che ci fa vedere laggiù in fondo che c'è in realtà un'altra parte di isola, se non sbaglio, laggiù in fondo. No, non c'è nulla, ci sono i bordi dell'isola e qui abbiamo la possibilità di esplorare con il cannocchiale. Davvero fantastico. Ok, c'è l'altra parte del treno che passa attraverso il tunnel e va via dalla città. Ok, adesso dobbiamo esplorare l'altra parte, la parte più figa di tutte, che è la scuola, ragazzi. Quindi andiamo dall'altra parte dell'isola e andiamo a goderci quest'altra fantastica parte di quest'isola. Quindi, ok, proseguiamo qui giù in basso e dal basso possiamo accedere a una zona tutta nuova, che dovrebbe essere la zona della scuola che vi ho descritto. Allora, si passa sempre qui giù e si arriva sulle rotaie. C'è un'altra fermata. Si attraversano le rotaie e ci sono dei campi, ragazzi, bellissimo. Si attraversano i campi, c'è un altro treno, da qui non si può andare, neanche da qui perché c'è il treno. E qui attraversando i campi, bellissimo, una bellissima idea, una bellissima immagine, si arriva in un'altra zona della città. Qui c'è scritto Ramen, credo, no, qualcosa del genere. Non lo so, boh, non lo so. È una specie di pubblicità, secondo me. Non lo so, delle bibite. Guardate lì la prospettiva con il faro laggiù in fondo. Qui c'è un'altra fermata del treno con un piccolo ombrello. E qui giù in basso c'è l'aeroporto, raga. Quindi da qui all'aeroporto si arriva anche in un modo molto accattivante quando si arriva come ospiti invitati. Ma come sapete, io sono un ospite non invitato. Guardate qui, ci sono anche dei tombini, raga. Marciapiedi e tombini, anche perfetti qui al bordo della strada. Davvero fantastico. Qui sulla spiaggia c'è qualche casetta, anzi una casetta. Qui c'è dei motori dell'aria condizionata e qui su già intravedo la scuola. Ragazzi, siete pronti per il pezzo forte di quest'isola? Si accede, c'è un cortile
Nel cortile c'è il campo da calcio, ragazzi, per gli studenti per venire a giocare, fare allenamento di educazione fisica. Che grande idea! E lassù ci sono le ringhiere che delimitano la scuola, raga. E da qui si vede la piscina lassù in alto, bellissima, incredibile. Non credo ci si possa accedere, è solo per bella mostra. Si può vedere la piscina. Posso salire ovviamente con la scala, ragazzi, e me l'ha anche lasciata, quindi andiamo a dargli un'occhiata assolutamente. Potrei anche dopo tornare indietro in quella zona che non abbiamo esplorato. Guardate, perfetta anche la piscina, raga. Per mettersi a nuotare ci sono anche dei finti cosi per stendersi, asciugamani per stendersi, per far vedere se ci mettiamo un bel costume. Sembra un costume, sembra quasi che stiamo nuotando nella piscina della scuola. Qui c'è anche una bella visuale sulla città. Quindi, vabbè, raga, assurda. È o non è una delle isole più belle del mondo? Solo io vi posso mostrare una cosa del genere. Conoscevate un'isola giapponese come questa? Non penso proprio. Però, se la conoscete, fatemelo sapere. Se la conoscevate già, qualcosa del genere, fatemelo sapere giù nei commenti. Allora, proseguiamo. Dopo l'accesso al cortile, possiamo accedere alla scuola. È permesso? Qui ci sono gli armadietti, secondo me, ragazzi. Sono creati con dei frigoriferi. Pensate che bella idea. Distributori, coppe degli sportivi della scuola, altri distributori, scatoloni, un po' di immondizia, lavagna, scrivanie. Questo è il corridoio di scuola. E qui ci sono le classi, ragazzi. Qui fuori ci si può lavare le mani con dei secchi del bidello. Qui finisce il corridoio principale. Ci sono le due classi, ragazzi. Io sono solo due perché altrimenti sarebbe stato qualcosa di immenso. Sarebbe stato poi troppo, eh? Non è che poteva essere più di così. C'è una grandissima classe con due ingressi. I banchi sono perfetti. Guardate, ha creato una finta scopa, ragazzi. Vi rendete conto? Un modello personalizzato della mazza della scopa, cioè della parte finale della scopa, e la mazza della scopa l'ha creata con l'asta per saltare i fiumi. Avete capito questa sottigliezza? Questa sì che è un'idea geniale, ve la faccio vedere anche meglio, ragazzi. Vi rendete conto di questa idea geniale? Assurda. Allora, poi ci sono un po' di carte per terra, ci sono anche le mascherine di fianco ai banchi, no, sono le bustine, ragazzi, tutti i banchi sono fatti alla stessa maniera. Sui banchi ci sono i compiti, poi ci sono qualche pranzo, poi c'è la lavagna con il libro del professore e alle spalle le librerie che completano perfettamente. I muri della classe sono creati con le librerie messe al contrario, ragazzi. Questa è un'altra tecnica che non avevo mai visto utilizzare. Ma equivale un pochettino alla tecnica dei muri da arrampicata messi al contrario, che è un po' simile. Però questi sono un po' più misurati, forse mi piace addirittura di più. Bellissima idea. Qui c'è ancora una zona da vedere, ragazzi, perché il tetto. Conoscete che nelle scuole giapponesi c'è sempre il tetto dove i ragazzi spesso vanno a guardare l'orizzonte, a riflettere sui loro pensieri e sui loro problemi, più che altro. Bellissimo cortile con appunto il pranzo che si fa a volte anche sul cortile che si trova sul tetto, ragazzi. Credo che la zona della scuola l'abbiamo, ops, ho sbagliato, visitata tutta. Vediamo un po', credo di sì, ragazzi. Quindi l'unica parte che ci manca da visitare è quella in alto a destra. Sono proprio curioso di vedere quell'ultimo angolino e anche di dare un'occhiata al museo e al campeggio. Se si può accedere, ragazzi, al museo e al campeggio, perché mi sembra ci sia una difficoltà ad arrivarci. Vediamo se posso saltare qui. Non credo di poter saltare perché non ho l'asta da salto. Quindi dall'altra parte non ci posso andare. Ma poco male, chi se ne frega. Allora vado solamente dalla parte del negozio e voglio provare a passare lì dietro e vedere che cosa c'è. Allora, eccoci già qua. E per arrivare devo usare un'altra volta la mia scala. Il punto in cui la posso utilizzare è quello lì proprio di fianco alla casa, no, proprio di fianco al negozio. Vediamo se qui posso salire. Forse da qui. Perfetto, da qui si sale e vediamo che cosa abbiamo. Un piccolo sentiero che ci conduce chissà dove, chissà quale segreto, ragazzi. Bellissima questa passeggiata. Qui abbiamo le pale eoliche. Siamo in tutt'altra parte dell'isola, un piccolo angolino per ammirare le stelle, molto bello.
E qui in alto abbiamo un altro piccolo sentiero. Mi piace un sacco questa cosa che si sale solo con la scala da questa parte. E qui abbiamo un piccolo cimitero, un piccolo altarino, ragazzi, con anche il fiorellino nero lasciato davanti. Bellissima questa scena, raga. Quasi quasi mi ci farei una fotina, anche se la fotina perfetta me la faccio dopo perché me la devo andare a rifare nella scuola. Ok, abbiamo visto anche quest'ultimo pezzettino di isola. Dove cavolo ho messo la scala? Aggiunge i preferiti assolutamente. E la equipaggiamo anche, magari. E continuiamo un attimo verso il basso perché c'è un'altra spiaggetta da visitare. Questa credo che abbia un po' di arredamento. Oh, c'è un piccolo angolino dove come se ci fossero dei senza tetto, secondo me, ragazzi. E ci potrebbe anche essere un piccolo riferimento. Chissà, ci sono dei giochi. Bellissimo quello lì con i modellini da costruire. Vedete, ci sono delle piccole sculture. Non l'avevo mai visto questo qui. È veramente stupendo. E lì c'è il gelato, poi dei giochi da tavolo e per dipingere. Non so se c'è da cogliere qualche riferimento qui. C'è un ukulele, un piccolo angolino per gli amici per venirsi a rilassare e fare un picnic sulla spiaggia, un falò sulla spiaggia. Benone, ragazzi, allora il tour è ufficialmente finito. Dobbiamo passare solamente della parte esterna. È finito, adesso ci tocca andare all'interno di casa. Chissà che cosa è riuscito a creare all'interno di casa. Ci sono due case, quindi io, se mi permettete, le guarderei tutte e due perché vale proprio la pena guardarle entrambe. Eccoci qui, ragazzi. Era anche abbastanza difficile da raggiungere. Sono riuscito ad arrivare alla prima casetta, che è veramente piccola, piccola, piccola. C'è qualcuno intrappolato, raga. Ed è stupendo. Io mi ci faccio anche una bella foto. Qui ha una specie di coda da tigre ed è vestito come anche l'immaginina che c'era sulla sua isola. Ed è perfetto, ragazzi, per una bellissima foto insieme. Che ne dite? Direi che adesso ci giriamo anche entrambi con un bel fischio e ci facciamo una bella fotina. Guardate tutti e due da qua. Direi che è perfetto, raga. Bellissima questa scena. Questo è uno dei personaggi e quello con il nome più strano. Bubusan, credo che fosse il nome. Vediamo all'interno di casa di Bubusan, che è molto molto piccola, che cosa c'è. Secondo me ci sarà qualcosa di particolare, come una sorta di struttura pubblica, un baretto o qualcosa. Ah no, è proprio una nursery, ragazzi, una specie di asilo nido. Probabilmente questo Bubusan è un personaggio di qualche programma per bambini giapponese. Sinceramente non lo conosco. L'ho scoperto adesso, insieme a voi. Direi che questa nursery, questo asilo nido è veramente stupendo, raga. Bellissimo, mi piace un sacco. Una fantastica, fantastica idea. Avevate mai visto niente del genere? Io personalmente no. Fantastico, fantastico, raga. Ok, passiamo all'altra casa che deve essere una casa invece abitata da qualcuno. Quindi sono proprio curioso di vedere che cosa troviamo anche dall'altra parte. Allora, eccoci qui, ragazzi, davanti all'altra casa che è davvero enorme, con un bellissimo giardinetto anche da questa parte. Con un boschetto, andiamo a vedere all'interno che cosa c'è di particolare. Sicuramente questa sarà una casa arredata alla stragrande, ragazzi, dopo il piccolo asilo nido che abbiamo visto prima. Mi aspetto di tutto. Ah, ok, è come se fosse un'altra parte della scuola, ragazzi, creata all'interno. Perché qui dall'altra parte è come se ci fosse stata, non so, le classi soltanto. Qui è come se ci fosse il bagno. Bellissimo, la parte degli spogliatoi che ha i bagni messi chiusi dietro a queste stanze. Abbiamo anche un po' di insetti sparpagliati qui dentro, non so come mai, fanno anche un rumore un po' strano. Andiamo a vedere nella parte centrale che cosa c'è. Lo sapevo, ragazzi, che ci sarebbe stato qualcosa di assurdo dentro a questa altra struttura. È come se fosse un edificio. Qui ci sono delle altre classi per studiare, raga. Con un po' di libri sparpagliati, questa sembra proprio la classe per due studenti che si mettono a ripetere da soli. Bellissima, molto molto bella anche questa. Molto, tutto molto realistico, non so se siete d'accordo. Questo è il grande pregio che hanno i giapponesi quando creano le isole. Veramente riescono a rendere perfettamente la realtà. È un pregio che alle volte però fa diminuire la vivibilità dell'isola, ma invece in questo caso quasi tutte le zone dell'isola sono esplorabili, quindi non mi sembra che abbia creato alcun problema alla vivibilità dell'isola.
abbiamo un piccolo spogliatoio, non è proprio uno spogliatoio, è come se fosse il deposito della roba sportiva, dove si vengono a fare anche le strategie per le squadre, ragazzi. Quindi, come se fosse la stanza tecnica delle squadre sportive della scuola. Bellissima. Dunque, poi dall'altra parte che cosa abbiamo? Guardiamo un po' l'ultima stanza del piano terra, poi abbiamo le stanze superiore e inferiore. Ah, ok, la sala di anatomia dove si fanno gli esperimenti. Non è proprio anatomia, è come se fosse l'aula di scienze, ragazzi. Questa qui è l'aula di scienze, veramente molto bella ed è, direi, perfetta quest'aula di scienze. Grande idea di utilizzare anche il camino al contrario per creare una specie di davanzale. Insomma, le grandi idee si sprecano su queste isole. Quindi andiamo poi sul piano superiore e quello inferiore. Vediamo un po' al piano di sopra che cosa abbiamo. Rigorosamente le scarpe lasciate all'ingresso, ragazzi, Non si entra con le scarpe dentro casa. L'aula di musica o comunque una sala comune. Questa è la sala comune degli studenti dove possono rilassarsi, ascoltare un po' di musica, prendere il tè o comunque potrebbe anche essere addirittura l'aula del preside, qualcosa del genere. Mi ricorda un po' tutto questo con tutti i premi. O è una sala comune o è la sala del preside. Io credo che sia una specie di salotto del dormitorio degli studenti. Al piano inferiore dovremmo a questo punto avere il dormitorio proprio con i letti. Boh, chissà, non so cosa aspettarmi. La cosa che mi aspetto è che faccio la cacca anche qui, visto che ci sono un sacco di gabinetti. Oh, nel piano inferiore invece c'è una zona esterna finta. Ha messo anche una cicala che fa il rumore delle cicale come se ci trovassimo all'esterno, ragazzi. E qui in basso c'è un cortile dove si può giocare a basket. Che bellissima idea, è proprio un campo da basket studentesco in piena regola. Ok, benone, anche il tour di casa, raga, è finito. E a me, non so a voi, ma a me mi ha fatto davvero impazzire quest'isola. Ok, raga, dopo il campo da basket, eccoci qui fuori casa perché anche il tour dell'ultima casa è completato e io sono veramente senza parole. Questa credo sia in assoluto l'isola più bella che io abbia mai visitato. E voi che cosa ne pensate, ragazzi? Fatemelo sapere giù nei commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di questa miniserie, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciarmi anche un bel like. E visto che ci siete, date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale. E quindi colgo l'occasione anche per salutare questi abbonati, ed in particolare Chronic e Cosmin. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!